Quelli che vediamo sono dei grandi dipinti a tempera di Alberto Magri, un artista che ai primi del Novecento va a Parigi, esegue disegni per i giornali e le riviste di caricatura internazionale nella capitale francese. Al suo rientro si isola nella cittadina di Barga, in Toscana, in Alta Toscana, dove ha contatto con la poesia di Giovanni Pascoli, che risiedeva in questa cittadina dalla fine dell'Ottocento, matura una speciale attenzione per l'universo infantile, quindi la poetica pascoliana del fanciullino e chiaramente anche per l'illustrazione legata all'infanzia. E allo stesso tempo guarda ai primitivi toscani, gli artisti che dipingevano appunto nel 2 e 300, e fa nascere questa originalissima forma di pittura che rappresenta una sorta di alternativa consapevole, molto più silenziosa, all'avanguardia futurista.